stai tranquillo. Tu devi ascoltare il cuore e bastano le persone. Bravo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Coroncina di riparazione al santo volto di Gesù. Preghiera introduttiva. Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti del tuo santo volto che si è impresso sul velo della Pia Veronica. Abbi pietà di noi per la croce che portavi, per gli oltraggi, gli sputi, gli insulti, gli schiaffi che ti sono stati rivolti. Contempliamo le amare lacrime sparse lungo la via del Calvario, le spine che ti procurarono dolorosissime sofferenze, quel sudore e quel sangue che scendevano a rivoli dal tuo santo volto. Il tuo sangue scorra in ogni anima e in ogni cuore. Lava le nostre colpe, monda, purifica e santifica le nostre anime. Per i patimenti della tua arsura di sete, per gli angosciosi e affannosi sospiri, abbi misericordia di noi, salva le nostre anime e quelle del mondo intero. Ti adoro, Gesù, mentre imprimi il tuo volto adorabile sul bianco lino della Pia Veronica. Degnati di imprimere il tuo volto divino anche nelle anime nostre. O Eterno Padre, ti offro i meriti e le sofferenze del santo volto del tuo Figlio Gesù. Versa il suo sangue prezioso in ogni anima e in ogni cuore, sia esso balsamo e olio di consolazione per lenire e risanare le ferite da ogni infermità nelle anime e nei corpi. O Eterno Padre, abbi misericordia di tutte le anime. Divino santo volto di Gesù, sofferente e umiliato, grondante sudore e sangue per i nostri peccati, nel tuo amore misericordioso, lavami da ogni colpa e purificami da ogni macchia. O mio buon Gesù, abbi misericordia, salva le nostre anime e quelle del mondo intero. Giaculatoria. O Gesù, invadi la mia anima dello splendore della tua luce divina, fa che io sia un riflesso del tuo amore per attirare tutte le anime a te. O Gesù, ogni palpito ed ogni respiro dei nostri cuori siano mille atti d'amore, di lode e di riparazione al tuo santo volto. O Gesù, santo, 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 benedici e santifica tutte le anime che ti onoreranno e ti glorificheranno. Uniscimi a tutte le persone che in spirito di riparazione, anche con questa coroncina, leniscono le tue sofferenze. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Volto santo di Gesù, confido e spero in te. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'angoscia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Volto santo di Gesù, confido e spero in te. Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, dona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Volto santo di Gesù, confido e spero in te. Nel terzo mistero contempliamo la coronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dato sempre sia il santissimo nome di Gesù. Giuseppe di Maria, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Volto santo di Gesù, confido e spero in te. Nel quarto mistero contempliamo la salita del Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Volto santo di Gesù. Confido e spero in te.
quinto mistero contempliamo Gesù muore in croce per salvarci, per donarci la salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Volto santo di Gesù, confido e spero in te. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa per la Chiesa e per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, l'avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine. Litania del Volto Santo. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. O volto adorabile e compiacenza dell'Eterno Padre, abbi pietà. O volto adorabile, opera divina dello Santo Spirito Santo, abbi pietà. O volto adorabile, splendore del Paradiso, abbi pietà. O volto adorabile, gioia e letizia degli angeli, abbi pietà. O volto adorabile, soave ristoro dei santi, o volto adorabile, dolce riposo dei tribolati, abbi pietà. O volto adorabile, consolante rifugio dei peccatori, abbi pietà. O volto adorabile, speranza e conforto dei moribondi, abbi pietà. O volto adorabile, terrore e sconfitta dei demoni, abbi pietà. O volto adorabile, pacificatore benigno dell'ira divina, o volto adorabile, creatore benedetto della legge d'amore, abbi pietà. O volto adorabile, assetato della salvezza degli uomini, abbi pietà. O volto adorabile, bagnato di lacrime d'amore, abbi pietà. O volto adorabile, ricoperto di fango e di sputi per noi, abbi pietà. O volto adorabile, intriso di sudore e di sangue, o volto adorabile, insultato, schernito e schiaffeggiato. Abbi pietà. O volto adorabile, trattato da vilissimo schiavo. Abbi pietà. O volto adorabile, prostrato a terra nell'orto degli ulivi. Abbi pietà. O volto adorabile, umiliato per noi dinanzi ai tribunali. Abbi pietà. O volto adorabile, sereno davanti all'ingiusta condanna. O volto adorabile, coronato di pungentissime spine. O volto adorabile, asciugato dalla pietosa Veronica. O volto adorabile, troneggiante sull'infame patibolo della croce. O volto adorabile, abbeverato di fiele e di aceto. O volto adorabile, pregante per i tuoi uccisori. O volto adorabile, velato dal pallore dei morenti. O volto adorabile, pianto dalla madre del dolore. O volto adorabile, deposto velato nella tomba. O volto adorabile, impresso nella santa sindone. O volto adorabile, splendente di gloria nella risurrezione. O volto adorabile, lucente e glorioso nell'ascensione al cielo. O volto adorabile, velato di profonda umiltà nel mistero eucaristico. O volto adorabile, che colmerai di giubilo i giusti per tutta l'eternità. O volto adorabile, immagine perfetta della sostanza del Padre. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiera conclusiva. O Signore Gesù, converti i peccatori, gli empi e i bestemmiatori, salva i moribondi, vieni in aiuto ai bisogni della Santa Madre Chiesa e libera le anime del purgatorio. Amen. In riparazione delle bestemmie. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue,
benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Le antifone sono a pagina 98 del libretto blu, primo per più defunti o per tutti i defunti. Prepariamo il canto numero 120, libretto verde. All'ingresso, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono sepolti, prima Cristo che è la primizia, poi quelli che sono di Cristo e hanno creduto nella sua venuta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, all'inizio di questa celebrazione chiediamo con umiltà il perdono dei nostri peccati e preghiamo il Signore di rivelarci il suo volto a noi e di portare in cielo anche i nostri cari defunti perché possano in eterno contemplare il volto di Dio.
Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Noi ti imploriamo, Padre di misericordia, per i nostri fratelli defunti che hai chiamato te dalla vita terrena, per la fede che hanno professato nella passione del tuo unigenito Figlio, liberatrice dal peccato e dalla morte, dona a loro di partecipare anche alla sua risurrezione. Te lo chiediamo per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumina e giovi la nostra salvezza. Lettura del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. In quel giorno mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il Tempio di Dio e l'altare e il numero di quelli che in esso stanno adorando. Ma l'atrio, che è fuori dal Tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro commissione di profeti per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così devi perire chiunque pensi di fare loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli, tutte le volte che lo vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazioni vedono i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: salite quassù, e salirono al cielo in una nube, mentre i loro nemici li guardavano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo. Dio salva tutti i poveri della terra. Dio salva tutti i poveri della terra. Dio si è fatto conoscere in Giuda, in Israele è grande il suo nome. È in Salem la sua tenda, in Sion la sua dimora. Splendido tu sei, magnifico su montagne di preda. Dio salva tutti i poveri della terra. Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno. Tu sei davvero terribile. Chi ti resiste quando si scatena la tua ira? Dio salva tutti i poveri della terra. Dal cielo hai fatto udire la sentenza, sbigottita tace la terra, quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti i poveri della terra. Dio salva tutti i poveri della terra. Persino la collera dell'uomo ti dà gloria,
gli scampati dalla collera ti fanno festa. Fate voi al Signore vostro Dio e adempiteli. Quanti lo circondino, portino doni al terribile, a lui che toglie il respiro ai potenti, che è terribile per il re della terra. Dio salva tutti i popoli della terra. Canto al Vangelo. Potente, o Dio, discese dal tuo trono regale. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù esclamò: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù ci dice questa sera nel Vangelo: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E poi aggiunge: chi vede me, dovremmo dire non vede me, ma vede colui che mi ha mandato. Ecco, c'è un parallelo di frasi tra il credere e il vedere. Sono la stessa cosa. Ma siccome il vedere è riferito normalmente al volto, anche il credere ha un riferimento al volto santo di Gesù e al volto di Dio. Noi crediamo che il volto del Signore è lo stesso volto di Dio Padre che lo ha mandato. Quindi il volto di Gesù è il volto del Padre, è la manifestazione visibile del volto invisibile di Dio Padre. Tanti dicono: ma Dio è invisibile, io non lo vedo. Però qui sbagliano, perché devono dire anche: in Gesù però Dio si è fatto visibile, in Gesù io lo posso vedere. Come si vede il volto di Dio? Come è il volto di Dio nel volto di Gesù? Ecco la domanda. Nell'Antico Testamento gli uomini, anche uomini giusti e profeti, avevano paura di vedere il volto di Dio, si coprivano la faccia, gli occhi, perché dicevano che sarebbero stati condannati a morte nel vedere il volto della giustizia di Dio. Così lo immaginavano. Giustizia, un volto quindi severo per i peccati degli uomini. Nel Nuovo Testamento invece le persone cercano il volto di Gesù. C'è nel Vangelo di Giovanni un episodio in cui un gruppo di greci a Filippo chiede: Signore, vogliamo vedere Gesù. Volevano vedere Gesù perché il suo volto era il volto dell'amore, più che della giustizia.
era il volto della misericordia, era un volto che non faceva morire, ma che faceva rivivere, che faceva risuscitare alla grazia di Dio, che attirava al perdono e alla pace, che rianimava moralmente. Allora, in un certo senso, il volto di Gesù cambia, potremmo dire, il volto di Dio, così come era stato visto prima di Lui. Il volto di Gesù è il nuovo o secondo volto di Dio, che era un po' nascosto fino a quando è venuto Gesù. È come se Gesù avesse un po' cambiato i connotati a Dio, oppure girato la medaglia, ci ha fatto vedere la seconda faccia del volto di Dio, oltre a quello della giustizia, anche i lineamenti dell'amore, in particolare dell'amore paterno, dell'amore misericordioso. Quindi Dio ha un volto di amore, di padre e di misericordia. Allora, siccome vedere e credere è la stessa cosa, noi possiamo dire che la fede cristiana, è credere in un Dio che sì è giustizia, come ci ha detto il Primo Testamento, ma che anche è amore, soprattutto come ci ha detto Gesù. È credere in un Dio che ha un volto quindi amorevole, un volto benevolo, affabile, cordiale, affettuoso, misericordioso, pietoso, un volto quindi, noi diremmo, carezzevole. Ecco, mi sottolineo questa parola, la parola carezzevole, è quella che più esprime l'amore che passa attraverso il volto, che si imprime su un volto che è carezzevole perché è un volto dolce, amorevole, garbato, amabile, tenero, gentile. Dai primordi dell'umanità, l'uomo religioso ha cercato sempre il volto di Dio per poterlo accarezzare. Esprimeva la sua fede e il suo amore con questo accarezzare, che era in certo senso un modo per ingraziarsi il Signore, per esprimere fede e amore al Signore. I pagani accarezzavano gli idoli, i cristiani hanno sempre accarezzato qualche volta le icone sacre, i quadri dei santi, le statue di Gesù, della Madonna, le statue sacre. Ancora oggi nella devozione popolare c'è la carezza, e carezza deriva da carus, carizia, che vuol dire caro. Ecco, i nostri cari chi sono? Chiamiamoli così perché sono le persone che noi amiamo e che ci amano e sentiamo che li accarezziamo fisicamente, spiritualmente. Sono i nostri cari, quelli che noi accarezziamo con amore. Accarezzare una persona sul viso in particolare significa comunicargli attraverso la fisicità un messaggio spirituale di amore, di affetto, di incoraggiamento e di vicinanza, di importanza e di valore per noi, di preziosità e di coinvolgimento, di partecipazione, commosse di solidarietà. Anche le carezze psicologiche ai figli sono molto importanti, donano autostima e donano fiducia. Ricordiamo sempre che, soprattutto lo dico ai genitori, i bambini hanno fame di carezze, è un bisogno esistenziale fondamentale la carezza. Hanno bisogno di tante carezze. Quando sono piccoli bastano le carezze fisiche, poi crescendo hanno bisogno delle carezze morali, delle carezze, diciamo, fatte con parole gentili e incoraggianti, carezze fatte di apprezzamenti, di lode, di attenzione e di fiducia. I figli devono sentirsi dire che sono belli, ecco la carezza, che sono cari, che sono bravi, che sono capiti, che sono ascoltati, devono sentirsi dire che sono utili, che sono aspettati, che sono desiderati, che sono complimentati, che sono considerati, che sono mancati, che sono assistiti, che sono incoraggiati, che sono capaci, che sono amati. Ecco, devono sentirselo dire queste cose, perché sono tutte carezze di cui hanno un gran bisogno. Queste carezze psicologiche e spirituali
non sono un viziare i figli, sono anzi proprio un educarli i figli, sono un equilibrarli, un arricchirli, un fortificarli nel bene. E da qui si capisce anche quanto male faccia e a quanti pericoli sono esposti i figli quando c'è mancanza di carezze, carenza di carezze da parte dei loro genitori. Ecco, il sapere che noi possiamo e dobbiamo spiritualmente accarezzare il volto di Dio nel volto di Gesù dà alla nostra preghiera, alla nostra fede, uno spirito di amore, come quando si fa una carezza a una persona e si vuole esprimere dolcezza e tenerezza. La nostra fede deve avere questa caratteristica, così anche deve avere una dimensione di stupore, di meraviglia, di contemplazione, di ammirazione, di lode, come si accarezza il volto di una persona, della nostra mamma, dell'innamorato, dell'innamorata, del marito, della moglie, dei figli. Ecco, la carezza esprime tantissime cose, così la fede e la preghiera devono avere un po' queste caratteristiche. Questo è il volto, diciamo, bello di Gesù, che naturalmente di solito è raffigurato nella immagine del Sacro Cuore, ma ricordiamo che a Madre Pierina Gesù faceva vedere anche il suo volto sofferente, il suo volto sfigurato, il suo volto oltraggiato dagli sputi, dagli schiaffi, dalle percosse, il volto della sua passione. Anche questo volto noi lo dobbiamo accarezzare, e accarezzare proprio con spirito di compassione, con spirito di pietà, di misericordia e con una finalità di riparazione, di pentimento, di compassione, di consolazione. Ecco, la nostra fede, la nostra preghiera deve essere anche fatta di questo spirito e di questa dimensione. Poi più facilmente riusciremo ad avere amore e tenerezza e avere compassione e consolazione anche verso il volto del nostro prossimo, qualunque sia, bello o brutto. Se noi siamo così col volto del Signore, lo saremo anche col volto del nostro prossimo. Quando ci mettiamo allora in preghiera, proviamo a mettere nel computer del nostro spirito, proviamo a visualizzare l'immagine del volto del Signore e poi immaginiamo di accarezzarlo, accarezzarlo con compassione e con amore. E sentiremo che quel volto è vivo, quel volto è radiante, pietà e perdono, amore e pace. E poi capiterà che avremo anche un riflesso anche sul volto, sul nostro volto verso gli altri. E questo è anche questo è molto importante. Qualche volta noi facciamo verso gli altri una faccia da, come si dice, da tiraschiaffi, perché è una faccia cattiva, una faccia antipatica, è una faccia brutta. E allora se invece noi contempliamo il volto del Signore, noi avremo anche verso gli altri, il nostro viso diventerà un viso da tiracarezze, o se volete dire da tirabaci, come sono i bambini. Ecco, e allora se sarà così, sarà il segno che nel nostro viso sta fiorendo anche il volto del Signore. Dopo il Vangelo, salvaci Signore, e in eterno canteremo i nostri salmi nella tua casa. Fratelli, eleviamo con fede le nostre invocazioni a Cristo che è risurrezione e vita. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa in cammina nel tempo, perché tenga sempre lo sguardo rivolto ai beni eterni promessi da Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché sia da noi acceso nel cuore di ogni uomo la speranza certa della risurrezione e della visione del volto di Dio in cielo, preghiamo. Ascoltaci, Signore.
per i defunti della nostra comunità e per tutti i fedeli defunti, perché il Padre misericordioso ricordi il bene da loro compiuto e conceda loro un riposo e la pace eterna nella gioia del suo paradiso, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che sono morti in modo violento, per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché siano consolati dall'abbraccio di Dio in cielo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i nostri cari defunti dimorino per sempre alla presenza nel regno eterno e la visione del volto di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che hanno perso una persona cara, il Signore asciughi le loro lacrime e doni loro il conforto della fede, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché di fronte al mistero della morte accogliamo la salvezza portata da Cristo risorto, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i fratelli defunti Orlandelli Franco e Alberta Mauri, per tutti i nostri cari morti, perché siano accolti nel paradiso del Signore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Concedi, Padre, un definitivo perdono ai nostri cari defunti e conducili alla dimora della salvezza eterna, liberi da ogni legame di morte. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Prepariamo il canto numero 20. Benevolenza questo sacrificio che ti offriamo per i tuoi fedeli defunti e poiché li hai elevati alla nobiltà della fede cristiana, degnati di concederne anche il premio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie sempre, qui in ogni luogo, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, vita degli uomini e salvezza del mondo. Egli così, con ineffabile amore, fatto uno di noi,
si pose al nostro fianco e, condividendo la tribolata condizione dell'uomo, prese su di sé i nostri peccati e mutò in traguardo di gloria la dura legge di morte. Nell'immolazione pasquale, Cristo portò a compimento il nostro riscatto, diede alla nostra speranza una meta di gioia senza ombre e fece della nostra fatale partenza da questa terra un dolce ritorno alla casa paterna. In queste consolanti certezze riconosciamo, Padre, i tuoi benefici più grandi e con cuore grato e commosso, uniti alle schiere degli angeli e dei santi, ti eleviamo alla tua misericordia l'inno di lode. Santo, santo, santo è Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei fratelli defunti Franco e Alberta e i nostri fratelli e tutte le anime del purgatorio che ricordiamo in questi giorni, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane, per la promessa di Dio, noi speravamo alla vita eterna e ora rendiamogli grazie perché ha risuscitato Gesù da morte. Con cuore di figli e di fratelli, eleviamo al Padre la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla comunione, dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Gesù, che ha vinto la morte, ci ha salvato. Eravamo colpevoli, per amore ci ha redento. Prepariamo il canto numero 121. Thank you.
guarda le mie mani e i piedi, perché ancora non credi, metti qui la tua mano, è caldo il mio petto squarciato, io sono con te, e il tuo cuore. Thank you.
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Illumina, Domine, vultum tuum super nos. Illumina, Signore, la tua faccia sopra di noi, perché solo alla luce tua divina possiamo comprendere le arcane, dolorose bellezze del tuo santo volto. Le lacrime di sangue che bagnarono le tue guance immacolate mi dicono la tua agonia nel Getsemani, il martirio spaventoso dell'animo tuo di fronte all'orrenda visione dell'ingratitudine dei peccati, che spinto dal tuo infinito amore hai voluto addossarti. I tuoi occhi velati mi parlano di tristezza mortale, e la tua bocca divina pare aprirsi a ripetere: Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. O Gesù, lascia che noi, contemplando il tuo santo volto, penetriamo negli abissi di dolore e di amore del tuo cuore. Facciamo nostre le tue pene e uniamo le nostre povere riparazioni alle tue. Vorremmo asciugare le tue lacrime con l'accettazione generosa del tuo santo volere, col sacrificio e con le sofferenze. Vorremmo, Gesù, contemplarti con lo stesso dolore con cui ti contemplò Maria Santissima nella tua dolorosa passione. Ma essendo ciò impossibile alla nostra miseria, deponiamo le nostre intenzioni, le nostre opere, i nostri cuori nelle sue mani, perché li purifichi e li renda più graditi al tuo divino sguardo. O Gesù, lascia che ripetiamo col salmista la bella invocazione: il mio volto ti ha cercato, il tuo volto cercherò io, o Signore. E nell'attesa di contemplarti sveltamente in cielo, fa che camminiamo sempre alla luce del tuo santo volto, perché le sembianze tue divine si imprimino nei nostri cuori e sia nostra gioia il patire per te. Così sia. Thank you.
Questa sera vogliamo cogliere l'occasione di leggere il messaggio della Regina della Pace dato il 2 novembre 2019, pochi giorni fa, dove Maria ci aiuta a riflettere sul volto di Cristo, a meditarlo nei nostri cuori. Questo incontro con Gesù, questo incontro con il volto santo di Gesù. Cari figli, il mio diletto figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste. Gli ha sempre detto tutto e ha confidato nella sua volontà. Così dovreste fare anche voi, figli miei, poiché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli. Un unico cuore in un solo cuore, amore, luce e vita. Il Padre Celeste si è donato mediante un volto umano e tale volto è il volto di mio Figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste sempre portare il volto di mio Figlio nei vostri cuori e nei vostri pensieri. Voi dovreste sempre pensare al suo amore e al suo sacrificio. Dovreste pregare in modo da sentire sempre la sua presenza, poiché, apostoli del mio amore, questo è il modo di aiutare tutti coloro che non conoscono mio Figlio, che non hanno conosciuto il suo amore. Figli miei, leggete il libro dei Vangeli. È sempre qualcosa di nuovo. È ciò che vi lega a mio Figlio, che è nato per portare parole di vita a tutti i miei figli e per sacrificarsi per tutti. Apostoli del mio amore, portati dall'amore verso mio Figlio, portate amore e pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nessuno, amate ognuno mediante l'amore verso mio Figlio. In tal modo vi occuperete anche della vostra anima, ed essa è la cosa più preziosa che veramente vi appartiene. Vi ringrazio.
Facciamo il canto numero 1. Mane nobis cum Domine. Sì, o dolcissimo Gesù, rimani con noi che si fa sera e un raggio della tua divina faccia che noi adoriamo sotto i veli eucaristici illumini le nostre menti e dissipi le tenebre che avvolgono la povera umanità. Gesù amabilissimo, rimani con noi a consolarci nelle angosce della vita, ad insegnarci a soffrire con te nella pace e ad impreziosire il nostro dolore. Rimani con noi, Maestro amabile di verità, perché fiduciosi camminiamo all'eterna salvezza, nel trionfo del regno di Dio. Rimani, o Gesù, con noi poveri peccatori, perché nel perdono e nella misericordia
troviamo la pace che il mondo non può dare. O Gesù, rimani con noi, nutrendoci delle tue carni immacolate, perché germoglino i vergini, gli apostoli, i santi a rinnovare la faccia della terra. Gesù dolcissimo, fonte d'ogni bene, rimani con noi nella Santa Eucaristia e nel tuo vicario in terra, perché tutti, uniti in un solo vile, sotto un solo pastore, glorifichiamo Dio qui, nella luce della fede, per glorificarlo eternamente nella visione e nell'amore in paradiso. Così sia. Facciamo il canto numero 125. Luce del mondo, nel buio del cuore,
Per adorarti.
Preghiera al Santo Volto di Gesù in quarta pagina. Signore Gesù, mostraci, ti preghiamo, il tuo volto, sempre nuovo, misterioso specchio dell'infinita misericordia di Dio. Lascia che lo contempliamo con gli occhi della mente e del cuore, volto umano di Dio, entrato nella storia, per svelare gli orizzonti dell'eternità. Volto silenzioso di Gesù, sofferente e risorto, chiamato e accolto, cambia il cuore e la vita. Vogliamo attingere dai tuoi occhi, che ci guardano con tenerezza e compassione, la forza di amore e di pace, che ci indichi la strada della vita e di coraggio di seguirti senza timori e compromessi, per diventare testimoni del tuo Vangelo con gesti concreti di accoglienza, di amore e di perdono. Supplichi al Santo Volto di Gesù. Mi facesti conoscere le vie della vita, mi ricolmerai di letizia col tuo volto. Delizie eterne sono nella tua resta. O mio dolce Gesù, per gli schiaffi, disputi, disprezzi che sfigurarono le sembianze divine del tuo Santo Volto, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti disse il mio cuore, il mio volto ti ha cercato, il tuo volto cercherò io, oh Signore. O mio dolce Gesù, per le lacrime che bagnarono il tuo volto divino, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti disse il mio cuore, il mio volto ti ha cercato, il tuo volto cercherò io, oh Signore. O mio dolce Gesù, per il sudore di sangue che bagnò il volto tuo divino nell'agonia del Getsemani, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti disse il mio cuore, il mio volto ti ha cercato, il tuo volto cercherò io, oh Signore. O mio dolce Gesù, per la mansuetudine, nobiltà e bellezza divina del tuo Santo Volto, vinci tutti i cuori al tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti disse il mio cuore, il mio volto ti ha cercato, il tuo volto cercherò io, oh Signore. O mio dolce Gesù, per la luce divina che emana dal tuo Santo Volto, dissipare le tenebre dell'ignoranza e dell'errore, e si luce di santità.
gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti disse il mio cuore, il mio volto ti ha cercato, il tuo volto cercherò io, o Signore. O Signore, non volgere il tuo volto da me, non ritirarti per sdegno dal tuo servo. Invocazione. O volto santo del mio dolce Gesù, per la tenerezza d'amore, sensibilissimo dolore, con cui ti contemplò Maria Santissima nella tua dolorosa passione, concedi alle anime nostre di partecipare a tanto amore e a tanto dolore e di adempiere il più perfettamente possibile la Santissima Volontà di Dio, così sia. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Con le grazie del Santo Volto del Signore vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Spirito Santo. Preghiera per la glorificazione della Beata Madre Pierina. O Dio, uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, che ti sei compiaciuto di far risplendere i doni della tua grazia nell'umile Suor Pierina de Micheli, chiamandola al tuo servizio, perché nel nascondimento e nell'obbedienza fosse la consolatrice del divino crocifisso e la missionaria del tuo santo volto. Fa che anche noi ci mettiamo volentieri sulle vie della carità sacrificata a gloria tua e a bene del prossimo. Per questo, in virtù dei meriti della sua serva fedele e per sua intercessione, concedici le grazie che con fiducia ti chiediamo, affinché, ad esempio, il conforto nostro si manifestino le eroiche virtù da lei praticate, onde poter venerare un giorno nella gloria degli altari. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beata Madre Pierina, prega. Canto numero 133.